è una finanziaria che quando è comparsa nelle commissioni di merito e poi nella commissione bilancio era molto vuota e senza una strategia, una visione di insieme. Noi come forza politica, Movimento 5 Stelle, abbiamo provato in tutti gli ambiti che la manovra ha toccato di migliorarla. Le faccio degli esempi. Principalmente uno dei temi fondamentali, che era quello delle misure antincendio e del potenziamento dopo la drammatica e tragica estate 2023, abbiamo provato a inserire delle misure innovative, come ad esempio l'inserimento dell'intelligenza artificiale per contrastare il fenomeno degli incendi. Questo governo regionale ha alzato bandiera bianca perché ha implementato le misure per lo spegnimento e non per la prevenzione. Noi ci saremmo aspettati delle misure innovative per quanto riguarda la prevenzione degli incendi, cosa che non è avvenuta. Ad esempio, noi avevamo presentato l'istituzione di un osservatorio permanente regionale, perché non si può contrastare un fenomeno così complesso dove ci sono degli interessi dietro e soprattutto interessi economici enormi, perché lo sappiamo che il 99% degli incendi sono di natura dolosa, per cui ci aspettavamo che questo governo regionale facesse delle misure a 360 gradi, ma soprattutto sulla prevenzione e non sullo spegnimento, cosa che non è avvenuta. Quindi abbiamo inserito e abbiamo migliorato la manovra. Le mie colleghe, la Marano e la Campo, da tempo hanno depositato dei disegni di legge innovativi con l'introduzione dell'intelligenza artificiale e dei sensori che rilevano i gas, quindi ancor prima che ci siano delle fiamme.